Ciao, sono Michele Cirillo, Product Specialist di Tecnomed Italia per quanto riguarda la linea Indie Surgery. Benvenuto nell'approfondimento del MyCart. Come vedi, il MyCart è un carrello odontoiatrico sviluppato completamente in acciaio, con un carrellino con ruote per poterlo spostare, la possibilità di poterlo alzare e abbassare mediante una pompa aerodinamica e di un ampio tavolo di maio per l'appoggio dei vostri strumenti. Come possiamo notare, il nostro carrello è stato sviluppato interamente in acciaio inox, perché sappiamo essere l'acciaio inox il materiale per eccellenza per quanto riguarda l'igiene, ma soprattutto la facilità di pulizia. Ci differenziamo dai carrelli sinora utilizzati comunque in commercio, i quali sono interamente sviluppati in plastica. Plastica sappiamo essere un materiale molto delicato, tende a ingiallire, ha delle insenature difficilmente raggiungibili. Invece la linearità del nostro MyCart consente una facile igienizzazione. Ora vediamo un po' di caratteristiche del nostro MyCart. Allora, come vediamo, il nostro MyCart è sviluppato su una raggiera, anch'essa in acciaio inox, corredata di ruote. Le ruote comunque hanno anche un freno per poter bloccare poi il MyCart. Abbiamo la possibilità di alzare, dicevo, il nostro carrello andando ad azionare una pompa aerodinamica, quindi mi permette di alzare il carrello di modo da poter comunque raggiungere un'altezza tale per essere comodo durante i miei interventi chirurgici. È corredato di un tavolo di maio, il tavolo di maio comunque realizzato con la possibilità di poterlo spostare, con la possibilità di poterlo rimuovere, altro particolare molto importante, come possiamo notare, è l'allacciamento. L'allacciamento del MyCart avviene mediante questo tubo collegato a una centralina posta all'interno del mobile. La motivazione di aver posto questo tubo in alto è dovuta al fatto che, dovendo spostare noi il carrello, il tubo partendo dall'alto non mi va a impedire i miei movimenti, o comunque non si intralcia e non intralcia il mio lavoro. Passiamo alla strumentazione. Possiamo notare che gli strumenti sono alloggiati dentro questi portastrumenti realizzati in derling. Anch'esso comunque è materiale sterilizzabile, tant'è che noi possiamo tranquillamente estrarre e mettere in autoclave a 121 gradi. Il fermo del nostro portastrumenti avviene mediante una O-ring che impedisce che possa saltare fuori involontariamente. Ora vediamo la strumentazione di cui può essere corredato il nostro MyCart. Abbiamo la possibilità di inserire sei strumenti, di cui uno è la siringa, mentre gli altri cinque strumenti sono, quattro sono strumenti dinamici, quindi micromotore, turbina, ablatore, e il quinto strumento può essere solo ed esclusivamente una lampada fotopolimerica. Come azionare i nostri strumenti? Vediamo. Per quanto riguarda una lampada fotopolimeri, basta tirarla su e azionare il suo tastino. Quindi andiamo semplicemente ad attivare la nostra lampada fotopolimeri. Per quanto riguarda invece gli strumenti dinamici, in questo caso vediamo il micromotore. Micromotore, per quanto sia una tecnologia nuova, quindi con luce LED e motore a induzione, voglio sottolineare e precisare che non è un motore da implantologia. Vediamo come utilizzare il nostro strumento. Chiaramente ci interfacceremo sia con il pannello LCD, ma anche con il nostro pedale. Dicevo, perché sul pannello LCD? Il pannello LCD è intanto molto intuitivo, ci permette di andare a fissare il numero massimo di giri, quindi azionando sul più,
andremo ad aumentare il numero di giri fino a un massimo di 40.000 giri. Andando in basso andremo praticamente a mettere il nostro minimo di giri, che è 2.000 giri. Sul tasto 50 andiamo a dare la metà di quelli che sono i giri massimi. Con la S andiamo invece, sempre poi azionando sul tasto più e sul tasto meno, andiamo a diminuire o aumentare il torque, tenendo premuta la S, e poi il 50 vado a dargli il 50% del torque. Adesso porto lo strumento a 40.000 giri e semplicemente andando a spostare la nostra leva vado ad azionare i giri del micromotore, quindi regolabili con la nostra leva. Andando a spostare la leva e premendo lo spray, chiaramente avrò anche la fuoriuscita di acqua. È possibile avere fuoriuscita di acqua semplicemente pigiando questo pulsante quando mi si accende la luce verde. Con semplice spostamento della nostra leva azionerò in automatico anche l'acqua. Ultimo tasto, questo blu, serve per l'inversione di marcia del micromotore. Udirò anche un segnale acustico che mi ricorda che ho azionato appunto l'inversione di marcia. Inoltre è possibile vedere sul display l'inversione di marcia del micromotore da questo simbolo qua in basso a sinistra. Stesso discorso vale per gli altri strumenti. Vediamo, nel momento in cui tiro su la nostra turbina, sul display apparirà il simbolo della turbina, quindi vuol dire che ho azionato la nostra turbina. Per quanto riguarda tutti i comandi, sono gli stessi comandi che abbiamo visto prima. Chiaramente qua è una turbina, quindi non posso andare a aumentare o diminuire nessun giro, minimo o massimo, perché è una turbina, quindi va d'aria. La regolazione l'andrò a fare semplicemente muovendo la mia leva. Sempre muovendo la leva e pigiando avrò fuoriuscita anche di acqua, o pigiando il tasto verde avrò l'uscita dell'acqua contemporaneamente all'azionamento della leva per far funzionare la nostra turbina. Vediamo ora l'ablatore. Allora, per l'ablatore, così come per il micromotore, abbiamo la possibilità di andare a tarare la potenza massima, quindi qua è regolato in percentuale, quindi 100% di potenza. O andando ad agire sul tasto meno, vado a ridurre la potenza di lavoro dell'ultrasuono. Schiacciando il tasto 50 vado a ridurre immediatamente del 50% la potenza massima del nostro ablatore. Sempre andando ad agire sulla nostra leva, andrò ad azionare il nostro ablatore, leva e pedale. Vado a dargli anche l'acqua, se premo basta semplicemente ad andare ad agire sulla leva, se premo il nostro tasto verde. L'ablatore è possibile sceglierlo con fibra ottica o cieco, è possibile inoltre scegliere che sia un MS piuttosto che un Satelec compatibile. Al fine di evitare quelle che sono le cariche batteriche quando andiamo ad azionare l'acqua spray sugli strumenti, non abbiamo previsto l'allaccio alla rete idrica presente in studio, ma abbiamo corredato il MyCart di bottiglia. La bottiglia viene azionata semplicemente andando ad agire su questo pulsante a leva, quindi l'acqua che fuoriesce dai nostri strumenti è quella proveniente appunto dalla bottiglia. Questo per evitare quelle che sono le cariche batteriche che si vengono a formare all'interno del condotto dell'acqua della rete idrica. Ciò non toglie che su richiesta, ma espressamente su richiesta, anche perché nel nostro configuratore non lo troverete, c'è la possibilità comunque di poter allacciare la nostra macchina anche alla rete idrica.
Il MyCart è inoltre provvisto di regolazione indipendente dell'acqua spray e anche dell'aria mediante due rubinetti posti qua sotto. Avremo un rubinetto con manopola, che è la regolazione dell'acqua, e un rubinetto invece a vite per quanto riguarda la regolazione dell'aria, che viene comunque regolata in fabbrica. Anche la siringa ha la possibilità di essere autoclavata, poiché è realizzata completamente in acciaio inox. Quindi andremo a sfilare la nostra guaina e la possiamo andare a inserire dentro in autoclave. Vediamo ora, dicevo, il tavolo di maio lo abbiamo pensato in questo modo. Come dicevo, abbiamo la possibilità sia di poterlo allungare, quindi comodamente essere messo sopra il paziente, in modo che il medico abbia comunque la possibilità di lavorare sul paziente, ma avere comunque a portata tutti gli strumenti. Se poi pensiamo di utilizzare un altro tavolo di maio dalla parte opposta, avremo proprio un ponte, quindi un tavolo d'appoggio immenso per poter appoggiare il tutto. Dicevo prima che è possibile andare a togliere il nostro vassoio, ma non solo, abbiamo anche la possibilità di andare a eliminare completamente tutto il tray. Quindi, agendo su queste manopole poste sul retro del nostro carrello, abbiamo due manopole. Andiamo a svitare e sfilare le manopole e abbiamo la possibilità di togliere completamente il tray. Diventa un carrello standard, ma abbiamo anche la possibilità, abbiamo corredato, quindi dentro nel nostro configuratore troverete questo comodo tappetino in silicone autoclavabile, che possiamo appoggiare sul nostro carrello MyCart per poter andare a inserire un tradizionale tray. Questa, chiaramente, essendo in silicone, è antiscivolo, quindi il nostro tray appoggiato sul MyCart non casca. La macchina è inoltre corredata, e qua è un altro nostro piccolo vanto, del cordone Safety and Peace. Cordone è un nostro brevetto e cosa ci permette di fare? Ci permette di, sostanzialmente, va a memorizzare il tempo di utilizzo del nostro strumento, ricordandoci così che fosse arrivato il momento di effettuare la lubrificazione dello strumento. Infatti, se notiamo, quando vado ad azionare lo strumento, abbiamo una lucina che si accende. Quindi va a contare il tempo di utilizzo, dopo 15 minuti questa luce inizia a lampeggiare. Vuol dire che è arrivato il momento appunto di lubrificare, questo al fine di poter salvaguardare i cuscinetti, le giranti delle turbine. Bene, come dicevamo, il nostro carrello MyCart è provvisto di un solo tubo, il quale andrà a collegarsi su una centralina posta all'interno dei nostri mobili della linea Handy Surgery. Vediamo infatti che il tubo viene collegato semplicemente mediante un connettore su questa centralina che non fa altro che portare la tensione da 220 volt a 24 volt, perché è realizzato a bassa tensione. Abbiamo poi semplicemente un altro cavo, un tubo, scusate, per l'aria, quindi collegato al compressore e null'altro. Quindi la nostra centralina chiaramente deve essere sotto tensione, quindi avremo bisogno di un 220 volt, e andando semplicemente ad abbassare questa leva andremo a togliere l'alimentazione al tutto. Tirandola su andiamo a dare alimentazione ai nostri strumenti. La centralina oltretutto è già predisposta e realizzata anche per l'allaccio dell'eventuale Easy Tray. Ed eventualmente è possibile sempre sulla stessa centralina andare a collegare anche l'Aspirol. Vediamo un attimino anche un altro particolare di questi mobili. Questi mobili li abbiamo realizzati
per poter alloggiare completamente il nostro MyCard. Quindi andremo ad appoggiare il nostro pedale sullo stativo ed è possibile andare a inserire comodamente il nostro carrello, facendolo quindi scomparire all'interno del nostro mobile. In questo modo abbiamo dato la possibilità allo studio di essere completamente libero e pulito. Pensiamo un attimino se dovessimo utilizzare la nostra sala chirurgica odontoiatrica per altri usi, quindi come sala ginecologica, come sala per l'oculista. Non sarà mica bello vedere un carrellino per l'odontoiatria in mezzo alla stanza. Quindi il concetto dei nostri mobili per la linea Handy Surgery è proprio quello di poter nascondere all'interno il carrello, ma anche l'Aspirol. Tant'è che sono realizzati comunque a 1,20 m, la profondità è di 65 centimetri. Poi possiamo avere, dal configuratore voi potrete guardare, insomma, possiamo configurarli un po' come volete, in base alle esigenze, all'utilizzo che bisogna farne. Abbiamo la possibilità di inserire dei cassetti con al suo interno comunque degli scomparti rimovibili, piuttosto che realizzarlo con un'antina con su dei piani in vetro. Bene, ricapitolando, vediamo quali sono le caratteristiche uniche del nostro carrello MyCard. Come abbiamo visto, è realizzato interamente in acciaio e pertanto l'acciaio è garantito 10 anni. Abbiamo un ampio tavolo di Maio con la possibilità di essere regolato in altezza mediante una pompa oleodinamica. Grazie al fatto di essere realizzato in acciaio è perfettamente igienizzabile utilizzando anche disinfettanti aggressivi, perché sappiamo che l'acciaio è inattaccabile. Altro particolare, la possibilità di andare ad autoclavare tutti i portastrumenti, disinserendoli praticamente dal nostro MyCart, inserendoli dentro in un'autoclave, la possibilità di andarlo a movimentare rapidamente e maneggevolmente grazie all'unico collegamento con un tubo che va a finire dentro la nostra centralina, l'interfaccia con il nostro LCD rapida e intuitiva, per poter andare ad aumentare e diminuire la velocità del micromotore, andare ad aumentare o diminuire il torque del micromotore. Possiamo andare a fare praticamente l'inserimento, abbiamo detto anche del rapporto del contrangolo, quindi 16 a 1 e via dicendo. La possibilità per quanto riguarda invece l'ablatore di andare ad aumentare o diminuire la potenza. Abbiamo visto anche sul pedale la possibilità di andare mediante un pulsante, mediante la pressione di un pulsante, di andare ad azionare l'acqua spray, la possibilità infine di equipaggiare il nostro MyCart fino a 6 strumenti. Vi ricordo, una è la siringa, 4 sono strumenti dinamici e in ultima posizione possiamo mettere solo ed esclusivamente la lampada fotopolimerica. Infine, grazie alla bottiglia inserita sul carrellino, non andiamo ad utilizzare l'acqua diretta perché sappiamo essere un portatore di batteri. La garanzia del nostro carrello MyCart è di 24 mesi. Detto questo, un saluto da Michele Cirillo, Product Specialist di Tecnomed Italia per quanto riguarda la linea Handy Surgery e un arrivederci al prossimo approfondimento. Ciao!